Ciao, in questo video vedremo come utilizzare la schedina Blue Pill con OpenPLC. Prima cosa che dobbiamo fare, come sempre, è andare in File e fare Check for Update. C'è una nuova versione, scarichiamola. Nel frattempo che scarica, controlliamo che il computer individui l'ST-Link che è connesso. Andiamo in gestione dispositivi, dobbiamo andare sotto la voce dispositivo USB e vedere che ci sia STM32 ST-Link, perché adesso la scheda Blue Pill è collegata con l'ST-Link. L'ST-Link, per intenderci, è questo, lo puoi trovare su Amazon o su AliExpress. Questo qua è un clone, oppure l'originale che è questo. Ha finito l'aggiornamento, mi dice di riavviare il programma. Programma riavviato, vado ad aprire il mio progetto di esempio, non ho ancora dato un nome al programma, posso cliccare qui dargli un nome. Ho creato un progetto ladder che è questo, ho associato due uscite alle variabili, le uscite le troviamo sempre sul sito di riferimento cercando Bluepill, questi sono gli ingressi e queste sono le uscite. Io ho usato lo 0 il 5. Il 5 è anche associato al LED interno che è negato rispetto alle altre uscite. Ho usato un ingresso e l'ho chiamato relay interno perché non è associato nulla, che è qui. Possiamo anche andare in simulazione cliccando in alto, poi qui per vedere il lampeggio. Se io forzo questo ingresso, il LED uscita si interrompe. Per inserire il programma nella scheda dobbiamo cliccare qui. Selezionare la board, che è questa, e la COM non esiste perché lui usa direttamente l'ST-Link, quindi in COM non dovremmo mettere niente. Possiamo vedere gli I/O configurati di default, volendo si possono anche modificare e salvare. Facciamo un trasferimento. La prima volta, se non l'hai mai fatto, è molto lungo perché deve scaricarsi da internet tutte le varie librerie ed altro. Infatti qui dice che la piattaforma ST Microelettronica è già installata. Sto notando che con questo ultimo aggiornamento hanno sistemato finalmente, una volta per tutte, il problema. Vedo che qui c'è la versione. Prima bisognava andare a mano a modificare questo file ALZ. Vediamo se faccio una ricerca di Blue Pill. Infatti adesso trovo dentro la versione 271. Prima non ci scriveva niente. Quindi anche l'Arduino sarà la stessa cosa. Infatti version c'è dentro. La versione prima dovevo andare a scriverla a mano perché c'era questo bug che non veniva mai sistemato. Qui abbiamo un bend on, andiamo a vedere in pratica sulla scheda come funziona. La scheda è connessa al programmatore ST-Link V2 di cui ti parlavo, che la alimenta. Bluepill è questa. Abbiamo il LED onboard che sta lampeggiando, al contrario di questo, il pulsantino che è premuto interrompe il lampeggio di questo. Per questo video è tutto, ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!